Insigne insieme a lui, Mertens che riceve palla in aria, si vuole girare Mertens, serve Insigne, un rimpallo Insigne, Lorenzo Insigne, cercato Milik, la palla è per Diawara che prova a calciare, Diawara, Diawara, rimonta al Napoli con Diawara che la mette in porta. Parte il cross di Kayekon in mezzo, salta Koulibaly, incredibile, il Napoli è in vantaggio al 45esimo minuto di gioco. Radio Amore presenta Amore Azzurro, speciale Di Maro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli. Conduce in studio Lello Delgro, in collaborazione con Calcio Napoli 1926.it. E buonasera, buonasera a tutti quanti voi all'ascolto di Radio Amore, buonasera a voi che ci ascoltate su Radio Amore. Purtroppo, ahimè, un problema improvviso non ci permette di essere in diretta oggi, questo pomeriggio, anche sulla nostra diretta Facebook. Cercheremo di provvedere più tardi a riparare questo guasto, non sappiamo onestamente che cosa possa essere successo, ma non avevamo i tempi tecnici per poter provvedere immediatamente, e quindi insomma andiamo solo radiofonicamente, cioè, tra l'altro, tra virgolette, solo, ma tenete presente che insomma fino a qualche tempo fa era solo ed esclusivamente radio dappertutto, e diciamo solo con queste ultime tecnologie insomma c'è anche la possibilità di essere in video oltre che in voce. Stiamo chiamando i nostri amici di Calcio Napoli 1926.it su Di Maro per sapere che cosa è successo e che cosa sta per succedere, perché l'allenamento penso che non sia ancora cominciato, ma lo chiediamo a chi è al telefono in questo momento di Calcio Napoli 1926.it, cioè Armando Ineguale. Armando, ciao Lello, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Armando. Allora, l'allenamento pomeridiano non è ancora cominciato oppure sta per cominciare? No, i calciatori si sono diretti in palestra, quindi al momento stanno svolgendo lavoro nella parte in cui non è possibile vedere cosa stanno facendo, perché c'è un tendone che copre tutto, quindi sono in palestra al momento. Dopo la palestra entreranno in campo, quindi questione di pochi minuti inizierà l'allenamento pomeridiano. Senti, oggi ho sentito così un video che ha postato su Instagram la società Calcio Napoli, il compleanno di Diawara. Ho visto che all'ingresso in campo un grido, auguri, buon compleanno, tutti ad applaudire, e lui che ha risposto. Sì, lui praticamente sia sui spalti qui che all'esterno, dopo è uscito anche a firmare gli autografi, come avviene di consueto dopo le... Oggi è capitato proprio a lui? Sì, lui è Insigne, e hanno fatto ancora anche qui fuori, lui ha sorriso molto ai tifosi, è stato molto disponibile, quindi diciamo che ha festeggiato un compleanno pieno di auguri, perché tutto il mondo Napoli gli ha augurato buon compleanno. Lui ne compie oggi 21, è un talento davvero... tutto da scoprire in questo momento, perché nell'ultima stagione con Sarri non ha fatto granché, anche perché è stato utilizzato poco, ma da quanto abbiamo capito qui a Di Maro, Ancelotti punta molto su di lui. Sono stati in un paio di allenamento a colloquio personale, quindi c'è stata una sessione di allenamento in cui Ancelotti l'ha davvero dedicata tutta a Diawara, prendendolo da parte, quindi diciamo che probabilmente le chiavi del centrocampo, almeno per l'inizio della stagione, forse saranno date a lui, e poi dovremo vedere un po' Amsic dove verrà collocato. Sicuramente giocherà in cabina di regia, ma vedremo un po' che tipo di soluzione tattica andrà a trovare Ancelotti, che credo possa farli coesistere entrambi. Tu credi che possa cominciare con Diawara quest'anno la stagione? Ma ti dirò, per quello che sto vedendo in campo rispetto ad Amsic, lo vedo più motivato in quel ruolo, anche perché Amsic adesso ha bisogno di adattarsi. Certo. Deve trovare quindi tutti gli stimoli giusti anche per approcciare a questo nuovo ruolo e tutte quelle che sono le piccole accorgenze che servono per giocare in mediana, quindi deve trovare un attimo la sua quadratura. E quindi, dato che comunque Diawara nasce già regista, può essere che dia almeno all'inizio a Diawara il compito di guidare il centrocampo. Bene, Armando, allora so che ci sono dei cambiamenti che accadranno domani nella troupe di Calcio Napoli 1926.it, ma tu resti lì insieme a Sabrina,
quindi con te o con Sabrina domani ci risentiremo in mattinata, nel pomeriggio probabilmente ascolteremo la voce dei nuovi arrivi, Claudia, Salvatore e Maria. Quindi in bocca al lupo ragazzi, buon divertimento con l'allenamento del Napoli, mi raccomando fateci sapere cose belle che succedono sul campo tra Ancelotti e i calciatori. Va bene, buon proseguimento Lello. Grazie, grazie ad Armando Ineguale, chiudiamo il collegamento con lui e passiamo subito al nostro prossimo collegamento, colui che ci sta così seguendo tutto il ritiro precampionato del Napoli nel pomeriggio, e cioè Luca Cirillo. Con lui voglio parlare di tutta una serie di situazioni che sono in essere qui nel Napoli, insomma notizie di mercato che ci sono, capire come mai Ancelotti, che insomma è un allenatore che ha sempre avuto a disposizione squadre fatte da un certo tipo di calciatori, ha scelto il Napoli, se per ritornare subito in corsa oppure insomma perché effettivamente credeva o crede insomma nella qualità di questa squadra. Luca! Lello! Ma tu mi fai sempre, come si dice, c'è lo scherzetto, all'ultimo secondo mi cambi il numero e io, sempre. E io esco pazzo. Devi essere attento. Ma no, devi attento. Essere un segugio. Io io di solito non soffro di ansie, ma quando devo andare in trasmissione già un quarto d'ora prima voglio che tutto sia messo a posto, che debba essere tutto perfetto, altrimenti comincio ad andare in fibrillazione. Allora, io lo faccio apposta. Grazie, ma... ti ringrazio, sei un amico. Prego, prego. Allora, stavo dicendo una cosa, non so se mi hai ascoltato in sede di presentazione quando ti hanno messo in collegamento. Dunque, secondo te cosa significa per te il fatto che Ancelotti, un allenatore vincente, il più vincente in Europa, abbia accettato una sfida così importante come quella di Napoli, dove dopo un secondo posto con Sarri tutti ora si aspettano il primo? È stato secondo te un modo per ritornare nel giro dopo l'esonero al Bayern, oppure veramente crede che con questa squadra possa ottenere risultati all'altezza della sua fama? Beh, se non avesse avuto il sentore che con questa squadra si può tranquillamente raggiungere un risultato importante, io non credo che avrebbe accettato la proposta di De Laurentiis. Poi bisogna guardare anche l'aspetto economico. Ancelotti ha strappato un triennale a 6 milioni e mezzo a stagione, quindi avrà per la prima volta nella storia recente della sua carriera, avrà il figlio come vice assoluto. Cosa che non era capitata nelle altre realtà dove ha allenato, e quindi le garanzie professionali ci sono tutte, la squadra è consolidata perché comunque viene da 3 anni di gestione virtuosa con Sarri, e quindi considerato che innesterà in questa squadra le sue idee e i suoi, io credo, calciatori, ma nella misura in cui già Fabian Ruiz secondo me è stato un calciatore indicato da Ancelotti, in più qualcosa in attacco arriverà. Credo che, considerato che il Napoli ha come obiettivo nei prossimi anni arrivare sempre in Champions, almeno fino a quando le squadre che approderanno ai gironi saranno 4 per l'Italia e poi andrà avanti quanto più possibile in Champions, questa è la richiesta di De Laurentiis, io credo che può raggiungere tranquillamente quelli che sono i suoi obiettivi personali e quelli che sono gli obiettivi della società. Detto questo, naturalmente io credo che siccome Ancelotti ha allenato in grandi piazze dove c'erano fenomeni, grazie ai quali ha vinto trofei prestigiosi, penso alla 10ª con il Real Madrid, credo che questa volta dovesse arrivare un miracolo sportivo anche in questo caso, a quel punto non si dirà più che Ancelotti vince soltanto con i fenomeni, ma che Ancelotti è bravo a vincere anche con i calciatori di fascia medio-alta, ma che sicuramente non sono fuori classe assoluti. Senti Luca, a proposito di fenomeni, è chiaro che qui insomma le voci di mercato circa il possibile fenomeno, il possibile attaccante che arriva a Napoli, insomma che può arrivare a Napoli, sì, sono diventate tante: Cavani, Benzema, Belotti e poi non ultimo il colpo che farebbe tanto piacere al presidente, acquistare un giovane attaccante, uno di quelli importanti, che poi insomma tra 2-3 anni poterlo rivendere a grosse cifre. Parlo di Federico Chiesa della Fiorentina. Pensi che ci sia la possibilità di arrivare ad un calciatore come Chiesa, oppure sono solo voci così di corridoio, voci di mercato che servono solo a fare notizie, a fare colpo sui lettori? Beh, allora io credo che in questa fase il Napoli sia completo come organico, manca soltanto un bomber di razza capace di infiammare la piazza e capace di dare delle risposte concrete al gioco di Ancelotti, fermo restando che Milik secondo me è un grandissimo attaccante e merita tutta la fiducia
del mondo, però questi due anni tribolati qualche dubbio lasciano. Per quanto riguarda Federico Chiesa, il punto è molto semplice: il Napoli ha acquistato Simone Verdi, a meno che non lo rivendi subito non credo che a questo punto si possa fare l'operazione, anche se sono calciatori strutturalmente diversi. Tu sai benissimo quanto io stravedo per Federico Chiesa, però a questo punto credo che se la Fiorentina non l'ha ceduto fino adesso ci vorranno, più tempo passa più soldi ci vogliono per strappare Chiesa alla Fiorentina. Oggi la valutazione va sui 75-80 milioni di euro, non credo che il Napoli voglia spendere questa cifra, o quantomeno il Napoli sarebbe anche in grado di spenderla, perché con gli ammortamenti pluriennali in base alla contrattualizzazione poi del calciatore eventuale, quindi l'operazione è fattibilissima per le casse del club. Detto questo, ci sarebbe poi da fare una piccola rivoluzione in attacco, si dovrebbe cedere subito Callejon, cosa che secondo me non è poi lontana da quella che è l'idea del club in questo momento, anche se sono sempre più convinto che Callejon vada confermato. Però io credo che l'operazione più che altro sia per il bomber, perché Federico Chiesa è un calciatore polivalente, può giocare a destra, può giocare a sinistra, ma certamente non è una punta di peso, anche se potrebbe adattarsi. Ecco, appunto, visto che dovrebbe adattarsi, a questo punto andiamo direttamente sul bomber. Io credo che sia un'operazione da imbastire quest'anno per l'anno prossimo. La bravura del Napoli deve essere quella di prenotare Federico Chiesa per l'anno prossimo, quando si scatenerà una vera e propria bagarra. Se poi Federico Chiesa confermerà un ulteriore anno di essere davvero il calciatore che tutti pensiamo sia, secondo me la valutazione andrà oltre i 90 milioni di euro. Detto questo, io credo che tra Cavani, Benzema, i tifosi del Napoli debbano essere felici in ogni caso, perché dovesse arrivare Cavani ci sarebbe un grandissimo entusiasmo, Benzema arriverebbe con 3 coppe dei campioni vinti negli ultimi 3 anni, quindi sarebbe comunque accolto benissimo, e poi è un calciatore di cui Ancelotti ha parlato sempre bene per la sua capacità tecnica, sì, per la sua capacità realizzativa, la capacità di far giocare la squadra in attacco. Quindi secondo me in questo momento dobbiamo restare sereni, perché secondo me il Napoli davvero sta lavorando al grosso colpo di mercato. A proposito di questo, ti dico quello che penso che lo hai letto anche tu, che l'attore Gaetano Di Vaio, presente a Di Mare, ha detto che ha parlato con il figlio del presidente Luigi, che gli ha confermato che c'è tutta l'intenzione di prendere Cavani, ma che bisogna muoversi con cautela e studiare in ogni minimo particolare per non fare passi falsi. Che ne pensi? Ma penso quello che stiamo dicendo da un po' di tempo, nel senso che definire la voce Cavani una bufala è a sua volta una bufala, nel senso che il Napoli ci sta provando, questo è fuor di dubbio, perché se De Laurentiis, che difficilmente mente in conferenza stampa, dico difficilmente, non dico sempre, non dico mai, che dice che se Cavani vuole venire a Napoli, quindi vuol dire che ti sta confermando che un'idea ci sta, che Cavani la voglia di tornare ce l'ha, ma non è una fantasia. Cavani lo ha detto apertamente ai microfoni in diverse circostanze, quindi voglio dire, definire bufala questa voce secondo me è una cattiveria che si fa nei confronti dei tifosi. Che poi ci voglia riservatezza, che il club voglia quanto più possibile il silenzio e il riserbo sulla trattativa, possiamo essere anche d'accordo, perché è giusto che sia così, perché le voci di mercato comunque in un certo qual senso influiscono e spostano qualcosa in sede di calciomercato. Però io sono convinto che il Napoli lo sta trattando davvero, anche perché poi l'operazione dal punto di vista economico, ripeto ancora una volta, lo diciamo da diversi giorni, non è che sia infattibile per il Napoli. Il Napoli ha tutta la possibilità economica di prendere Cavani, l'unico dubbio riguarda l'ingaggio, che secondo me è spalmato, come ti dicevo l'altra volta, su più annualità rispetto poi alla scadenza del contratto del 2020 col Paris Saint-Germain, è fattibile. Ma l'unico dubbio resta sull'età, perché ovviamente Cavani fra 2 o 3 anni lo puoi rivendere soltanto in Cina o in America, quindi a quel punto il Napoli deve essere bravo a studiare le strategie per il presente e per il futuro. Senti, a proposito della cabina di regia, è ritornato in auge quest'oggi il nome di Lobotka, un connazionale di Amsic, che onestamente ho visto de un ottimo calciatore, un ottimo regista basso, insomma, certo però che con Diawara e con Amsic in quel ruolo, insomma, acquistare anche Lobotka, io non so, poi effettivamente qui faremo una squadra di soli centrocampisti, che ne pensi? Beh, è un buon giocatore che se il Napoli davvero è intenzionato a prendere, io lo bloccherei, lo manderei a giocare altrove come titolare, con le garanzie di farlo giocare titolare, e poi lo porterei a Napoli magari il prossimo anno, se davvero c'è l'intenzione di prenderlo. Però a questo punto io credo che, considerato che Ancelotti è un tecnico che varia molto, nel senso che non gioca sempre con il vertice basso del rombo, io penso che magari si possa pensare anche
ad evitare questo tipo di acquisto, visto che abbiamo già in rosa ben 6 centrocampisti più grassi 7, che sono uno più bravo dell'altro. Quindi andare ad ingolfare il centrocampo con un altro acquisto, a meno che non sia un campione conclamato, faccio un nome su tutti, Vidal, non credo sia necessario, non credo sia prioritario. La priorità del mercato del Napoli è il terzino destro. Poi si aspetta di capire se Meret effettivamente dà delle garanzie. A quel punto bisognerà pensare anche ad un altro portiere per dare la serenità giusta a Meret di rientrare senza affrettare i tempi. E poi manca l'attaccante. In attacco, i calciatori che sono in uscita, che potrebbero, attenzione, essere in uscita per fare spazio sia dal punto di vista del monte ingaggi sia dal punto di vista tecnico, sono Callejon e Mertens. Io spero che non vada via nessuno dei due, però se dovesse arrivare il colpo da 90, a quel punto un sacrificio sarebbe necessario. Tornando all'Obotka, per chiudere il discorso, io credo che Hamsik e Diawara diano abbondanti garanzie. Aspettiamo la fine del ritiro per capire se effettivamente ci possa essere la cristallizzazione della capacità di Hamsik di gestire questo ruolo. Detto questo, io credo che Ancelotti giocherà anche con il 4-2-3-1, quindi non sempre utilizzerà la figura del regista basso. Certo. Quindi secondo me non c'è questa esigenza. Senti, parlavamo del centrocampo e del numero di centrocampisti che sono a disposizione dell'allenatore. Inizio settimana prossima ritorneranno i nazionali che hanno giocato i mondiali. Tra questi c'è anche Zielinski, di cui probabilmente abbiamo un attimino dimenticato della sua così esistenza nella rosa. Ma quando torna Zielinski, e questa è una cosa che mi ha chiesto ieri, mi ha fatto questa domanda Massimo Filardi nel pomeriggio, quando rientra Zielinski, ma dove lo vai a collocare tu? In che ruolo lo fai giocare? Come interno di centrocampo, una mezzala, oppure lo fai giocare come trequartista? Per me Zielinski è un calciatore universale, che può giocare, tranne che su al posto di Callejon, può giocare sia come trequartista dietro la punta, può giocare mezzala interno di centrocampo in un centrocampo a tre, può giocare, così come ha dimostrato anche con Sarri, eventualmente al posto di Insigne con un cambio tecnico di ruolo. A quel punto io credo che Zielinski sia davvero il calciatore tra i più importanti del Napoli di Ancelotti, sarà uno dei calciatori simboli dell'ancelottismo, diciamo così, coniamo questo nuovo termine, e io credo che sia il vero cambio di passo del Napoli, perché Zielinski, per tecnica, per progressione, per capacità anche realizzativa, questo ragazzo, se inizierà ad avere continuità anche sotto porta, io sono convinto che si sbloccherà, e poi anche da calcio da fermo è un ottimo calciatore. Quindi, facendo una valutazione minima, io credo che con un 4-3-3 potrà giocare nel ruolo di Hamsik, quello che è stato il ruolo di Hamsik per anni, è considerato che Fabian Ruiz può giocare anche centrodestra, e può essere tranquillamente nei due, la fase centrale dei tre dietro la punta può essere sia il centrale che l'esterno a sinistra, quindi garantisce secondo me tante possibilità di variazione. L'ultima cosa, non so se hai visto dei filmati che vengono da Di Maro, ci sono state delle prove di punizione, di calcio di punizione, uno tra me l'aspettavo, su Maximovic, incredibile, guarda, ne ha messe dentro 3 su 3 e in una maniera incredibile il portiere non è riuscito nemmeno ad arrivarci. Insomma, dobbiamo scoprire che questo calciatore, perché evidentemente ci sono doti che noi non conosciamo assolutamente di Maximovic e che insomma possono risultare assolutamente utili alla squadra. Beh, bisogna capire se effettivamente Ancelotti utilizzerà la stessa linea difensiva che poi è quella di Sacchiana memoria, oppure se ci saranno delle variazioni importanti. Credo che si faccia un mix delle cose con le idee di Ancelotti, quelle di Sarri e quelle di Sacchi, perché comunque la linea 4 del calcio di Ancelotti prevede questi due centrali strutturati, fisici, e Albiol e Koulibaly secondo me saranno i titolari, però a questo punto dobbiamo aspettarci che si dia seguito a quella che è la promessa chiesta da De Laurentiis ad Ancelotti di valorizzare l'investimento di 28 milioni fatto qualche anno fa per Maximovic, il quale sta dimostrando sì di avere dei buoni piedi, però secondo il mio punto di vista, modesto punto di vista, quelli calci di punizione hanno innanzitutto una barriera abbastanza bassa, infatti se noti i tiri a giro sono anche abbastanza bassi,
Con questo non voglio sminuire Maksimovic assolutamente, poi dobbiamo ricordare che alle spalle di Albiol e di Koulibaly ci sono giocatori importanti come Kirikes e lo stesso Tonelli, c'è anche Luperto, quindi Maksimovic deve essere bravo a dimostrare ad Ancelotti che effettivamente quel residuo di fiducia che Sarri gli aveva dedicato fino poi a farlo andare via a gennaio allo Spartak Mosca era un piccolo errore di valutazione, ma che gli è servito per crescere. Adesso deve dimostrare, secondo me più Maksimovic deve dimostrare ad Ancelotti di essere pronto per il Napoli piuttosto che Ancelotti a dargli fiducia. L'ultimissima veramente questa, Morata è un attaccante che potrebbe fare al caso del Napoli nel gioco di Ancelotti secondo te? Ma parliamo di un attaccante che ha un'esperienza internazionale straordinaria, perché è un calciatore che ha dimostrato di essere all'altezza della nazionale spagnola, ha giocato con il Real Madrid, ha giocato con quelli là, con la Juventus e ha giocato con il Chelsea, quindi voglio dire il valore del calciatore non si discute, quindi io non ti nascondo che quando andò via Gonzalo Higuaín era il primo nome che sognavo con la maglia del Napoli. Però è un calciatore che tende a giocare piuttosto esterno, diciamo che lui può giocare sia esterno che come punta centrale, è un giocatore straordinario, come qualità tecnica indiscutibilmente fortissimo, però in questo momento io punterei più su un attaccante di peso, un attaccante con un senso del gol straordinario, e quindi i nomi sicuramente più importanti tra i nomi più importanti sicuramente non inserisco subito come priorità Morata, poi se ci date Morata siamo contenti tutti. Grazie. Senti, prima di salutarti, a proposito di quelli lì, come li hai chiamati tu, voglio annunciarti quello che accadrà oggi nella seconda parte del nostro programma. Parleremo di un libro scritto a quattro mani da Vincenzo Imperatore, che è un nostro collaboratore oltre ad essere un consulente finanziario, giornalista, e Darwin Pastorin, due tifosi, uno della Juve e uno del Napoli, che si sono messi insieme ed hanno scritto un libro che si chiama Juve-Napoli, romanzo popolare, edito da Aliberti. Ti invito ad ascoltare questa intervista perché penso che, insomma, a prescindere da ogni cosa, sarà molto divertente sentire una serie di aneddoti sia dall'uno che dall'altro. Con molto piacere, ne ho già sentito parlare di questo libro, se ne dice un gran bene, quindi siccome al di là di Imperatore, ma stimo da Pastorin da sempre, perché chi ama il giornalismo, chi ama il calcio, non vero. Può non seguirlo, quindi vero, a vero. Dopo allora. Grazie Luca, grazie, ci risentiamo domani. Grazie. Buon amore azzurro a tutti. Ciao. Allora, parola alla pubblicità, alla regia, agli sponsor molto importanti per noi, per permetterci di andare avanti e continuare questa nostra avventura con lo speciale di Maro. E a proposito dello speciale di Maro, vi ricordo che dopo la pubblicità ritorneremo per questa seconda parte dello speciale di Maro di Amore Azzurro. Amore Azzurro, speciale di Maro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli. Conduce in studio Lello Delgro, in collaborazione con Calcio Napoli 1926.it. E allora, come vi ho annunciato, riprendiamo questo nostro programma nella seconda parte di quest'oggi. Non avremo collegamenti con Di Maro, non avremo collegamento con altri giornalisti, ma presentiamo un qualcosa che interessa anche noi di Radio Amore, in quanto un libro scritto da Vincenzo Imperatore, ricordo il suo programma Piazza Bovio 32 insieme alla Roberta Ciancio, e insomma lui insieme ad un grande giornalista scrittore come Darwin Pastorin hanno scritto questo libro a quattro mani. Il libro si chiama Juve Napoli, romanzo popolare, Aliberti editore. Saluto Vincenzo Imperatore. Ciao Lello, un saluto a tutti voi. E allora Vincenzo, siamo in attesa di collegarci anche con Darwin Pastorin, penso che siamo quasi pronti, così cominciamo tutti e tre insieme. Ci siamo o non ci siamo? Insomma, ci vuole un po' di tempo. Allora Vincenzo, diciamo subito, no, eccolo qua, ce l'abbiamo. Ci siamo. No, voglio cominciare con tutti e tre. Salutiamo e ringraziamo di avere con noi anche Darwin Pastorin. Darwin, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Grazie per i ragazzi, Cominciamo bene. Allora, Darwin, io presentavo poco fa Vincenzo e presentavo anche il libro. Comincio da te, chiaramente per una questione proprio di ospitalità. Ci fa piacere, siamo molto onorati di averti qui ai nostri microfoni. Intanto fammi salutare Vincenzo, mio fratello. Sta qui. Ciao Darwin, ciao, un abbraccione. Ecco. Hai il cuore nello zucchero in questi giorni.
Non mettere il dito nella piaga, dice, non mettere il dito nella piaga, cominciamo così, ce ne andiamo. Scusami. Senti, Darwin, chiedo a te prima e poi mi risponderà anche Vincenzo se cambia versione, mi dice lui la sua versione. Come nasce un libro scritto da un tifoso juventino e da un tifoso del Napoli? Insomma, è un bel mix, difficile da crearsi, eh? Beh, intanto nasce da una grande amicizia, da un grande affetto, dal rispetto per le nostre storie e professionali e con l'idea, con questo libro, di cercare di riportare il calcio a livello di passione, a livello anche, se vuoi, di sberleffo, ma sempre all'interno di un calore, di un preso in giro che deve essere sempre educata, che deve essere sempre ironica, deve essere sempre intelligente. Poi sai, quello che Vincenzo sa, ma anche tanta gente a Napoli, insomma, io ho seguito tutta l'epopea e l'epica maratoniana quando ero inviato di Tutto Sport, c'ero anch'io sull'aereo che portava Diego da Barcellona a Roma e poi a Napoli, e poi avevo un papà veronese, veneto puro sangue, tifoso del Napoli, bello, perché mio padre la tifoseria del Napoli ricordava la tifoseria brasiliana, perché io sono figlio, nipote, pronipote di emigranti, nato a San Paolo, e mio papà mi portava allo stadio a vedere il Palmeiras, che è stata la mia prima squadra del cuore, e quando è arrivato in Italia ha detto no, io tifo Napoli perché i tifosi del Napoli mi ricordano i tifosi brasiliani, perché c'è calore, perché c'è colore. E da lì è nata l'idea con Vincenzo in un bar a Torino nel quartiere Crocetta di dire ma perché non facciamo questo libro insieme raccontando Juve e Napoli, però anche Torino e Napoli, raccontando le nostre storie particolari ma anche le storie universali, ed è nato questo volume che chi lo ha letto insomma alla fine ha detto beh è un bel modo di raccontare il calcio. Vincenzo, allora te non ti faccio rispondere alla stessa domanda, ma dimmi di che cosa più nello specifico parla questo libro. Sì, però io ti dico che mi fa piacere dire il motivo fondamentale, come dire, che mi inorgoglisce per aver fatto sto libro con Darwin, anche lontano insomma dal mio ambito rituale, no, di scrittura, che è quello dell'economia e della finanza. Io nel mio studio esibisco con orgoglio questo libro per un semplice motivo, perché l'ho scritto insieme a quello che era il mio idolo di giornalista da ragazzino. Io ho conservato la prima copia del Guerri Sportivo che ho letto e lì scriveva un giovanissimo Darwin Pastorin. Ho letto tanti suoi libri e quindi per me questa, oltre ad essere stata una bellissima esperienza, come dire, autoriale, certo. È soprattutto un motivo di orgoglio. Posso dire un giorno ai miei figli ho scritto un libro con Darwin Pastorin. ma quanto mi vuol bene, eh? Allora veniamo più nello specifico. Veniamo a noi. Allora ci siamo chiesti, benissimo, cosa oggi deturpa un po' il senso del tifo, che è patologico, è inutile nascondercelo, è soprattutto pancia, è inutile nascondercelo. Tutti quanti noi ci trasformiamo la domenica da professionisti seri diventiamo, come dire, dei bambinoni, anche in preda a volte a crisi isteriche. Però ci siamo detti, in questo momento qua cosa si sta perdendo? Si sta perdendo il senso della memoria individuale, cioè per noi Napoli-Juve in questo momento qua non è altro che un click su Google, quindi una memoria collettiva, dove se digiti Napoli-Juve ricordi ciò che gli altri ti vogliono far ricordare. Bene. Quindi una memoria che non passa attraverso le nostre sensazioni. Ci siamo detti, possiamo fare un libro in cui le sensazioni di un tifoso autentico del Napoli, di un tifoso autentico della Juve, si scontrano su 8 temi, che sono 8 momenti fondamentali della vita di un tifoso, ed ognuno interpreta la sua passione. E attraverso questo racconto, come diceva giustamente Darwin pure prima, cerchiamo anche di esprimere un po' le nostre identità,
quindi di non solo delle città, ma anche della tifoseria, quindi di un certo modo di vivere il calcio che è sicuramente diverso tra Torino e Napoli. Vi dico la mia, quella che mi è rimasta impressa, sarebbe troppo semplice dire l'ultimo Juventus-Napoli con la rete di Koulibaly. Invece mi resta impresso un 6-2 in cui il Napoli perse allo stadio San Paolo con il Napoli di Vinicio. E uscimmo dallo stadio applaudendo quella squadra perché ci divertimmo. Quella domenica noi ci divertimmo anche nella sconfitta per 6-2. Darwin Pastorin ricorderà sicuramente quella partita. No, ma la ricordo sicuramente, ma questa voglio dire è poi la magia del calcio. Cioè il feeling tra la Juventus e Cristiano Ronaldo è nato mesi fa con quella rovesciata strepitosa e tutto lo stadio della Juventus in piedi ad applaudire quella prodezza del campione portoghese in quel certo. momento. Se guardate la scena, in quel momento Ronaldo si guarda stupito e si batte la mano sul cuore, come dire vi ringrazio perché sta succedendo una cosa che di solito non capita mai, perché non, invece quando c'è la bellezza del calcio, e c'è proprio questo, che ad un certo punto ti alzi in piedi ad applaudire l'avversario che ha realizzato una prodezza straordinaria. E non importa se quella prodezza vuol dire uscire dalla Champions League, non vincerla per l'ennesima volta e tornare a casa deluso con gente che si è fatta chilometri e chilometri e chilometri certo. in pullman per venire a vedere la tua squadra. Perché il calcio è fatto di queste cose. Quando io vedevo le meraviglie di Maradona, il Borges del calcio, per me il più grande di tutti, sempre e per sempre, e da italo brasiliano non potete capire l'ire dei miei parenti brasiliani, ma di tutti quelli che dicono ma come, non è possibile. Cioè tu che sei nato in Brasile, sei il Juventino dice che sì, Maradona è stato un qualcosa che va, possiamo discutere il secondo più bravo, bene. Ma non Diego. E quando Diego fece quel gol alla Juventus, quel gol impossibile su punizione, perché non è possibile, e Massimo Mauro ancora adesso lo dice, Stefano Tacconi ancora adesso lo dice, ricordate, no? Con quel Darwin colpo... c'è un bellissimo articolo, l'ho letto se non sbaglio, non so se è 11 o un'altra rivista, dove un ortopedico di fama internazionale spiega come ha messo il piede, spiega l'impossibilità di mettere il piede in quel modo per calciare ma l'hanno provato a spiegare anche, un fisico. Ha provato a spiegarlo anche un mago, ha provato a spiegarlo un rabdomante, ha provato a spiegarlo un capostazione, cioè non è possibile, cioè, ha fatto una cosa Diego, quelle delle sue, cioè Diego è quello che ti segna, io te ricordo Maracanã di Rio de Janeiro, la Coppa America dell'89, quando da centrocampo ad un certo punto prende e fa partire su questo sinistro, tutto lo stadio ad accompagnare la traiettoria del pallone che andò poi a finire sulla traversa. Questo sì, è vero. Ma in quel momento lì ci fu come un incantesimo che colse tutti. Eravamo in Brasile con tifosi brasiliani, tifosi uruguayani, tifosi argentini, giornalisti di tutto il mondo, tutti a seguire quella traiettoria come tu segui la stella cometa. è vero. Andiamo avanti, sempre parlando chiaramente di questo libro. Avete diviso il libro come in un campionato, in due gironi, andata e ritorno. In quello di andata parlate della prima volta allo stadio, della delusione più grande ed infine del giorno indimenticabile. La delusione più grande di Darwin Pastorin. Delusioni ce ne sono state tante, io ho cercato di svicolare quando scrivendo questo capitolo, cerco bellissimo, e poi bellissimo. Fine, c'è un intro al capitolo da Darwin Pastorin e cerco di svicolare che poi alla fine cadi sempre nella Champions League, nella Coppa dei Campioni, certo. No? E alla fine ti rendi conto che quel 1983 ad Atene, quel gol di Magath, perché sai, alla fine io vedo tanto entusiasmo adesso giustamente per forza, e ci mancherebbe, per Cristiano Ronaldo alla Juventus e vince tutto eccetera eccetera, ma il calcio non è una scienza esatta, perché se ritorniamo a quel 1983 la Juventus si presentò ad Atene con i campioni del mondo dell'anno prima, vero. Cioè 9-11 con Gentile, con Cabrini, con il grande Scirea, con Tardelli, con Paolo Rossi, e in più aveva Boniek e Platini. Mm-hmm.
come finì? 1-0 con il gol di Magna. È vero, è vero. Quella... Al nono minuto. E se voi rivedete quella partita, almeno anche per quello che ricordo io, che ero l'inviato di tutto sport, ricordo un colpo di testa di Bettega, basta. Sì. E poi questo tiro di Magat che infilò Dino Zoff e poi fine. E io nel libro racconto piuttosto il gabbiano che vedo dalla mia finestra, cerco di dimenticare tutto quanto, ma alla fine il pensiero arriva alla madre di tutte le sconfitte, quella che poi ci ha portato a perdere 7 finali di Coppa Campioni Champions League. È un record anche questo, no? Sono quei record che uno non vorrebbe mai, voglio dire, insomma, non c'è da vantarsi, però insomma vediamo. C'è un bellissimo episodio che Darwin ha raccontato privatamente al sottoscritto, mi piace dirlo perché questo è il momento anche di riderci sopra, poi da settembre insomma torniamo a scannarci di nuovo in senso metaforico. Darwin, il giorno in cui si stava per annunciare l'acquisto di Cristiano Ronaldo, io insomma lo chiamo per sfotterci un po', dico: ah, ce l'avete fatta, ecco è venuto il momento di vincere la Champions League. E lui mi risponde, dice: guarda, una stranissima sensazione, probabilmente ho in mente una sorta di nemesi, finale col Paris Saint Germain, Buffon dall'altro lato vince il Paris Saint Germain e Buffon che alza la coppa col Paris Saint Germain dopo aver parato il rigore mamma. È questo, perché guarda, la cosa straordinaria, appunto lo stavamo dicendo fino adesso, del calcio, che non c'è niente di scontato, niente, assolutamente niente. Quindi è chiaro che quando tu fai una serie di pronostico dici: beh, quest'anno la Juventus, dopo 7 scudetti di fila, ci metti dentro Cristiano Ronaldo, 33 anni è vero, ma un fisico da ragazzino, la voglia, sì, come ha detto ieri in conferenza stampa, di dire: no, io sono venuto qui, potevo andarmene in Cina o in Qatar a fare il turista, sono venuto qui dove so che c'è fame di vittoria. Ancora di vittoria, certo. però questo non vuol dire niente, cioè, anche perché tu non sai mai come va a finire la traiettoria del pallone in quella partita decisiva, e se quest'anno la difesa per caso, chissà, alla fine non risponde alle attese e viene fuori il Napoli di Ancelotti. Attenzione, è vero che è andato via Sarri, è arrivato un allenatore che io conosco benissimo, che è straordinario come persona, è straordinario come tecnico. Beh, dunque, andiamo avanti. Io adesso, sempre dal girone di andata, chiedo a Vincenzo, invece, perché l'ho letto questo passaggio, della tua prima volta. Cerca di renderlo molto veloce, perché insomma è stata molto tribolata questa tua prima volta allo stadio. Sì, piuttosto che la prima volta, era la fase precedente alla prima volta, che è stata tribolata. Sì, assolutamente. Insomma, tutto parte dal DNA e quindi da questa dalla trasmissione genetica di questa malattia. Nonno, papà, quindi noi figli che insomma non sapevamo altro, un Super Santos, le figurine Panini, Subbuteo, Goleador Derby, cioè tutto ciò che riguardava calcio e tutto ciò che era azzurro per noi erano passioni. Mi ricordo pochi fucili da bambino, poche pistole, pallone. Bene, la promessa di portarmi la prima volta allo stadio fu abbastanza, come si, complessa, nel senso che ogni domenica sto poveretto, insomma, oggi ha 87 anni e con l'Alzheimer si continua a ricordarsi poche cose, tra le poche cose che ricorda anche si ricorda questo. Insomma, dopo una settimana di duro lavoro, l'unico sfogo era andare allo stadio, e ogni domenica c'era proprio un rituale tremendo, terribile, che era quello che mi attaccava alle gambe di questo genitore che lasciava il figlio a casa e andava a vedere la partita del calcio. Domenica prossima papà ti porta, fino a una domenica in cui forse raggiunsi, come dire, l'apice della crisi nervosa e addirittura impietosì mamma, che diceva: ancora troppo piccolo per portartelo allo stadio. Lo stadio negli anni 70 del Napoli non è lo stadio attuale, era uno stadio un
po' più complesso, diciamo così, da vivere, dove non c'erano posti a sedere. Tu dici anche oggi non ce ne sono tanti a sedere, ma forse in certe zone dello stadio, insomma, ci si siede, dove, come dire, c'era anche una gestione della folla, mettiamola, se utilizziamo un eufemismo, un po' diverso per un ragazzino. E quindi mamma si osteggiava, insomma, questa prima volta. Bene, la prima volta poi capitò che durante una sosta di campionato la nazionale giocava una partita amichevole, arrivava a Napoli il Santos di Pelé. Il Santos di Pelé era il 1969 ed era un amichevole di lusso. Mi ricordo, insomma, sta tutta questa fase precedente, quindi l'andare allo stadio partendo 3 ore prima. Beato te 3 ore prima, poi ti spiego io perché ho detto beato te, vai. Poi arrivare lì fuori là e vedere quel teatro che era l'antistadio del San Paolo, con venditori di tutto ciò che poteva affascinare un ragazzino, tra cui il famoso Trick Track, che era questa aggeggio che faceva un rumore infernale, che ho tenuto conservato non so per quanti anni come una reliquia, e che mia mamma, come dire, continuava imperterrita a nascondere, perché era un rumore terribile. Non si poteva ascoltare. Terribile. Poi si entra allo stadio e si vive l'emozione di salire quei 7, 8, 10, ricordo, scalini che ti portavano a vedere il Prato Verde, che era un'emozione incredibile. Cioè, ogni volta si rinnovava questa emozione, salivi e vedevi il Prato Verde. E poi arrivano sul campo gli idoli, ma come racconto nel capitolo, c'era Pelé dall'altro lato. Beh, in quel momento là, per me, Montefusco, Giuliano e Altafini erano molto più importanti di Pelé, perché il colore azzurro è il colore azzurro, perché mio padre mi ha insegnato sempre, quando eravamo ragazzini, e finisco, facevamo sempre la solita stupida domanda. Dicevamo, papà, scusami, ma non rendendoci conto anche delle competizioni in atto, ancora piccolini, dice, ma se il Napoli dovesse giocare contro la nazionale italiana, tu per chi ti feresti? E allora lui con la sua saggezza, con la sua tranquillità, oggi mi fa una tenerezza incredibile, diceva: guagliù il napoletano, aspettate un momento qua, sedetevi qua che vi racconto questa cosa. Allora, ma vi spiego, se gioca, noi abitavamo in un quartiere San Carlo all'Arena, se gioca il San Carlo all'Arena contro il Napoli, voi dovete tifare San Carlo all'Arena. Se gioca il Napoli contro la nazionale italiana, voi dovete tifare per il Napoli. Se gioca il Napoli contro il resto del mondo, voi dovete fare sempre per il mondo. Se gioca la nazionale, ma non c'è il Napoli, contro tutto il resto del mondo dovete fare. Quindi un misto, come dico io, di campanilismo e di ideologia. Scrivo anche, insomma, che il calcio stessa è ideologia, quindi mischia un po' di ideologie, socialismo, campanilismo, eccetera. E questo per dire, insomma, che si vedeva la prima volta, era soprattutto andare a vedere quella maglia azzurra. Andiamo avanti nel racconto di questo libro e nel girone di ritorno spiegate cosa sono le rispettive squadre per voi, cosa è il vivere lo stadio, le superstizioni e i riti dei tifosi. Poi c'è il mio idolo e le storie diventate leggende. Qual è l'idolo assoluto per Darwin Pastorin? Ah, non ci sono dubbi, Pietro Anastasi. Pietro Anastasi, quando nel 1968, io ho 13 anni, Pietro arrivò alla Juventus, io cominciai a ballare sopra il tavolo della cucina e mia madre stava quasi per svenire. Mio padre disse: dato 3 secondi per scendere. Ecco, perché Anastasi era reduce dalla vittoria con la nazionale italiana nella finale bis dell'Europeo, l'unico vinto dagli azzurri a Roma dopo l'1-1 con la Jugoslavia, 2-0, gol di Rive, gol di Anastasi, che giocava nel Varese. Sembrava destinato all'Inter, giocò un amichevole contro la Roma, ma nell'intervallo un fotografo andò nello spogliatoio e disse: guarda Pietro, vai a Torino perché ti ha preso Agnelli da Borghi, il patrono del Varese, per 660 milioni. È una fornitura di frigoriferi. È una fornitura di frigoriferi. E questo fatto, tra l'altro, si metteva insieme la tecnica con la politica, col sindacato, perché erano gli anni della contestazione, era il 68, quindi il maggio francese, gli scioperi degli operai, e quello fu giudicato anche un colpo d'astuzia di Agnelli, che agli operai della Fiat Mirafiori, molti meridionali, tifosi della Juventus, che lo contestavano dal lunedì al sabato,
la domenica riusciva a trovare una specie di armistizio, proprio perché giocava Anastasi, giocava Causa, giocava Pulino, poi Cucurezza, eccetera. Ma la cosa più clamorosa, lo racconto brevemente, quando Anastasi arriva, io faccio terza media, la professoressa di italiano dà un tema a tutti gli studenti e dice: guardate, raccontate qual è per voi il più grande personaggio del Novecento. Ovviamente tutti, come io scrivo, riempio fogli su fogli, eccetera, eccetera. Arriviamo al giorno in cui la professoressa dà i nostri temi e dice: bravo a uno, tu hai scritto di Papa Giovanni XXIII, tu sei il presidente John Fitzgerald Kennedy assassinato a Dallas nel 1963, a voi bravi avete parlato degli astronauti che stanno andando sulla Luna, basta. Dopo un po' fa: Pastorin, puoi venire alla cattedra? Io vado alla cattedra, faccio: professoressa, ma spiegami una cosa. Prendi in mano il mio tema, dice: ma secondo te, dunque fammi capire, il più grande personaggio del Novecento è questo signor Pietro Anastasi, calciatore? Io dico: sì. Ma sei sicuro? La sua professoressa, evidentemente lei non ha mai visto giocare, si mise a ridere e comunque, e siccome l'ha scritto bene, mi perdonò dandomi un buon voto, però dicendomi: mi raccomando, in un futuro cerca di non parlare di un giocatore come il più grande protagonista del Novecento. I tuoi grandi protagonisti del Novecento sono scienziati, sono medici, sono certo. Fanno, però ecco, questo per dire a cosa portava allora agli occhi di un ragazzino la passione, no, il tifo, ecco. E Anastasi oggi uno dei miei migliori amici, è venuto al battesimo di mio figlio Santiago, e ci sentiamo, sono andato a trovarlo a Varese, dove lui è tornato a vivere con la moglie Anna, io ho delle foto bellissime di Pietro con mia mamma, cioè è proprio diventato, poi l'idola della tua giovinezza diventa un amico e hai fatto bingo, ecco. Bene, bene. Allora andiamo avanti e chiedo sempre di questo girone di ritorno a Vincenzo, invece, quale rito o superstizione hai? Brevemente, per carità, se le vogliamo elencare tutti, sì, addio. Le ultimissime, l'ultimo campionato mi ha visto seduto allo stesso identico posto, ma fin qui, voglio dire, sul divano di casa, fin qui ci siamo, ma non solo io dovevo essere seduto in quello stesso identico posto, ma tutta la famiglia doveva come dire, mantenere le posizioni e il guai è stato che mia moglie e mia figlia, cioè la componente femminile della... Si sono spostate contro la Fiorentina. No, sono rimaste lì purtroppo, insomma, è durato abbastanza, poi dopo è crollato insomma, il rito. Ma mia moglie e mia figlia, quando abbiamo vinto a Roma all'inizio del girone di andata fuori casa... Sì, con il gol d'Insigne. Con il gol d'Insigne a Roma... ed era un serale, se non sbaglio era un sabato, sera, erano state confinate in camera da letto a vedere altro, loro uh-huh. Insomma, amano la danza e vedevano, se non sbaglio, Amici, una di queste trasmissioni qui. Benissimo, da quel momento anche nelle partite domenicali di pomeriggio, anche quelle di mezzogiorno, erano costrette ad andare in quella camera da letto e stare lì un'ora e mezza. Ma queste sono patologie. Se voi pensate che il signore che sta parlando è un consulente finanziario, insomma è veramente grave, questo è patologico proprio. Ma nel libro raccontiamo invece riti e superstizioni, insomma, degli anni d'oro. Ma io ti dico, non so se tu ti ricordi, c'era un signore in tribuna centrale che quando stava per cominciare la partita buttava sulla pista di atletica 3 pacchetti di sale e sì, suonava una campanellina, roba da veramente... Sì, c'era il trombettiere, ti ricordi, c'era il messicano, quello con quel campanello. È tutto meraviglioso. È vero, sono cose del passato. Cioè, giusto per capirti, ti spiego anche perché ho detto beato te che andavi 3 ore prima. Mio padre ha lavorato allo Stadio San Paolo in quanto dipendente del comune dal 1959, cioè quando è stato fatto, fino a quando è andato in pensione. E quindi io, quando volevo vedere la partita, dovevo scendere con mio padre alle 7:30 di mattina. Immagina tu che cos'era per me la partita, era un morire, cioè aspettare ore e ore chiuso, perché poi arrivava il servizio d'ordine del Calcio Napoli, non ti faceva stare. Cioè, beh, no, allora, se siamo a queste olimpiadi, insomma, della follia, io ho raccontato nel libro che mio padre il sabato pomeriggio, quando aveva terminato di lavorare, veniva a casa e diceva vicino a noi: ragazzi, e a mia mamma,
preparatevi, andiamo a fare una passeggiata. Siamo negli anni 70, la passeggiata classica napoletana, voi me lo insegnate, dov'è? Via Caracciolo. Via Caracciolo, no. Lui ci metteva in questa 500 e ci portava ad Agnano, ci portava fuori al San Germano. Oddio! Fuori al San Germano. Il ritiro del Napoli. No, no, all'epoca lì arrivava la squadra avversaria. Ospite, sì, ospite. Sì, è vero. Arrivava lì. E noi in questo parcheggio, insieme ad altri psicopatici, aspettavamo la squadra avversaria. E quando scendeva c'era tutto un rituale, cioè lui osservava i calciatori. Guarda, Chinagli sta zoppicando. Guarda, Chiaruggi non va d'accordo con Rocco. Si vede, e questa insomma, e poi ci si chiede come mai insomma mio figlio poi siamo alla patologia, patologia ha poi questa passione insomma. Andiamo avanti, c'è anche chiaramente il terzo tempo nel quale vi salutate spiegando quelle che sono le vostre impressioni nell'aver scritto questo libro insieme. Vorrei venire un poco anche ai tempi di oggi, lasciare un attimo il libro e parlare di quello che è il calcio di oggi, e voglio chiedere a Darwin Pastorin, da tifoso juventino, da giornalista, da scrittore: che cosa rappresenta Ronaldo, l'acquisto di Ronaldo, per la Juve ma soprattutto per il calcio italiano? Ma allora, noi il più grande acquisto nella storia del calcio è stato indubbiamente Maradona-Napoli nell'84. Poi sono arrivati tantissimi altri giocatori, ma nessuno con una forza come quella di Diego. Adesso è arrivato un altro acquisto straordinario, che è quello di Cristiano Ronaldo, che è indubbiamente uno dei più forti giocatori di sempre. Non sarà mai come Diego, perché voi come sapete io metto Diego soprattutto, però è un giocatore che nel Real Madrid ha fatto più gol di presenze, ha vinto tutto e che è un fenomeno planetario. Tra l'altro a Torino stanno succedendo delle cose mai accadute, cioè non c'è un fermento, c'è una mobilitazione, c'è un calore che sembra di essere quasi a Napoli, quasi a Rio de Janeiro. Ci sono le vetrine del centro con scritto benvindo in portoghese, benvenuto Cristiano Ronaldo. In un giorno sono state vendute 250.000 magliette di Cristiano Ronaldo. A questo punto lo stadio, che è di proprietà della Juventus, l'Allianz Stadium, 41.000 posti, non basta per tutte le richieste che stanno arrivando dal mondo, quindi ci sarà poi anche tanta gente che verrà a Torino solo per cercare di vedere Ronaldo in allenamento, oppure per cercare di incontrarlo per strada, perché è un fenomeno di quelli che sono mondiali, internazionali, e Torino sta vivendo un qualche cosa che non è mai riuscito a vivere, ma nemmeno con Platini, ma nemmeno quando arrivò Omar Sivori. Mm-hmm. Nemmeno quando è arrivato Roberto Baggio. È la prima volta che Torino, insomma, c'è una frenesia, c'è un'agitazione che non mai registrata sempre. Quindi poi c'è una ripercussione anche per quanto riguarda il calcio italiano. Non dimentichiamo che il calcio italiano a livello di mercato era diventato Serie C. La squadra dopo 60 anni, per la seconda volta dopo 58 in Svezia, non si è qualificata a un mondiale in Russia. Un momento in cui si parla del calcio a livello anche giovanile male, per l'invadenza dei genitori, per il troppo darsi da fare di procuratori anche a livello giovanili, di ragazzi che non riescono a crescere perché bloccati appunto o dal padre, dalla madre o da un procuratore, e quindi l'incapacità di vincere anche a livello internazionale dei trofei. Secondo me Cristiano Ronaldo farà bene a tutto il movimento calcistico italiano. Ne sono convinto. Vincenzo, a te voglio chiedere invece un'altra cosa. Ecco, passiamo dalla Juve al Napoli. Quanto può essere importante l'esperienza di Carlo Ancelotti, allenatore, uno dei più vincenti a livello europeo, oltre ad essere stato un grande calciatore, nella prossima stagione del Napoli? Lello, noi ci confrontiamo spesso sull'argomento e so che la domanda insomma la fai provocatoriamente. Allora, Ancelotti, indipendentemente dal suo curriculum, è un fatto oggettivo, cioè ha vinto dappertutto, ha vinto tanto, è soprattutto la persona che può far fare il salto di qualità al Napoli in termini di mentalità vincente. Il Napoli ha, e lo dico con grande orgoglio, ha vinto più scudetti in questo periodo dal fallimento in poi. Ha vinto lo scudetto della sana gestione finanziaria,
come dire, mi posso permettere di dirlo, ha vinto lo scudetto della gestione etica dello spogliatoio. Tu sai benissimo in questa città come sia difficile tenere lontani i calciatori da certi ambienti. Questa società è riuscita a, come dire, a tenere molto molto separato il calcio Napoli, insomma, da certi ambienti. Ha vinto lo scudetto della crescita graduale, partire dalla Serie C e ad arrivare ad essere sistematicamente in Champions, secondo, terzo, quarto, ha portato, insomma, la squadra a un certo. Ora bisogna vincere. Abbiamo vinto qualcosina, abbiamo vinto due Coppe Italia, una Supercoppa italiana. Ora è venuto il momento di vincere davvero. Bene, Ancelotti può essere quello che trasferisce questa mentalità. Io ho letto in questi giorni, tra l'altro, insomma, c'è un periodo in cui sono attaccatissimo alle televisioni private napoletane, è proprio questo, perché in questo momento qua, insomma, assetato di notizie sportive, devo dire, certo, la verità, radio e televisioni private sono le uniche che ci danno le notizie, certo, informazioni in tal genere, un po' come faceva lo Sport e Sport Sud tantissimi anni fa, che si acquistava, insomma, il martedì e il venerdì. Venerdì o sabato, non ricordo. Martedì e venerdì. Bene, ascoltando anche le interviste di calciatori e di calciatori rappresentativi del Napoli, di calciatori che erano fortemente legati al pensiero di Sarri, o pensavamo che erano fortemente legati al pensiero, penso ad Hamsik, penso a Allan. Bene, questi in meno di una settimana, e non è il solito atteggiamento, consentitemelo, insomma, ho fatto per 25 anni il gestore di risorse umane e so percepire quando una persona lo dice per, come dire, per forma, o lo dice perché lo sente bene. Dalle interviste percepisco effettivamente questi che dicono: ci sentiamo trainati da un vincente. La leadership non è un qualcosa che si costruisce. Assolutamente. La leadership è un qualcosa molto legato al DNA di una persona. È un vincente, se gioca in Serie N e se gioca in Serie A o in Champions League. Ancelotti sta trasferendo questa mentalità, cioè l'approccio all'orientamento agli obiettivi elevatissimi, senza se, senza ma, senza alibi. La cultura dell'alibi è una cultura che per definizione è contraria ad un grande leader, alla leadership. Il grande leader sa che si incontrano delle difficoltà e non può dire: non ho vinto perché il campo era bagnato, perché giocavo a mezzogiorno, perché ho giocato dopo. Ogni allusione è puramente casuale. Dopo la Juve, insomma. Vabbè, io voglio l'ultima, la voglio fare, però Darwin ha già quasi disposto, però comunque glielo chiedo lo stesso. Parlavamo dei mondiali, voglio chiudere con i mondiali. Insomma, è stato un mondiale dove abbiamo visto, non c'era l'Italia. È stato un mondiale comunque, anche se di un livello probabilmente non eccelso, però mi sono piaciute le squadre che hanno partecipato e che sono arrivate in fondo. Pensi, Darwin, che abbia vinto la squadra più forte di questi mondiali? Ma io, dopo l'Italia, la mia seconda nazionale è il Brasile, ed è stata un'amarezza totale, soprattutto perché ho visto non crescere un possibile campione che è Neymar. Assolutamente con vero. Tutte quelle, sì, sceneggiate, si è coperto veramente di ridicolo, e questo mi dispiace, perché ha talento e sprecarlo così è una pena. Ha vinto una squadra forte con un bravo allenatore, però complimenti anche alla Croazia, soprattutto la festa che è stata fatta a Zagabria. Bravo. Per una nazionale arrivata a secondo. Ho visto questa immagine commovente. Veramente. È stata una cosa straordinaria. Tutti erano in piazza con la maglia. Vabbè, 4 milioni di abitanti, insomma, tutta la nazione. Insomma. E poi il calcio che ha mostrato, così come il Belgio, che ha mostrato un ottimo calcio, e questo vuol dire che qualcosa sta cambiando nella geografia del pallone, anche perché abbiamo visto uscire la Germania subito, la figuraccia di Messi triste e solitario in finale, e la Spagna stessa che ha un gioco ormai prevedibile e noioso, perché non puoi proporre il tiki-taka sempre, anche perché ormai l'hanno capito tutti, e voglio dire, diventa, poi ti devi rinnovare, no? È come quando reciti la stessa parte a teatro, alla fine ti viene un po' anche a te attore la stanchezza, no? È vero. Il fatto che hai voglia di
di provare un nuovo ruolo. Ecco, la Spagna deve cambiare, però speriamo soprattutto. E poi è stato il mondiale delle favole calcistiche, si è ritornato, sì. Non so se sei d'accordo Darwin, la favola di Tabárez. Sì, bravo, campione del mondo Tabárez. Assolutamente. Ha fatto della sua sofferenza una virtù. Ma anche la favola della finale del campionato del mondo vissuta in un clima di fair play mai visto prima. Probabilmente vuoi dire la Croazia era già soddisfatta per un bellissimo secondo posto, ma proprio il rispetto in campo, la gestualità. Prima parlavamo di leadership. Deschamps può essere un allenatore che piace poco, ma è un allenatore vincente, allenatore che in Serie B ha portato la Juve in un solo anno, sì, ma con quella squadra, sì, ma non tutti ci riescono, ed è l'allenatore che ha vinto un campionato del mondo con una Francia giovanissima, non è semplicissimo, campioni, ma non è semplicissimo, è soprattutto una persona di una educazione allo sport. In questo momento abbiamo bisogno di questi modelli per cercare di stemperare, forse se c'è, come dire, una chiusura a questa bellissima intervista è proprio questo, cioè se c'è qualcosa di coerente con il nostro libro è proprio alla ricerca di questi calciatori, allenatori, modelli per vivere un calcio attraverso le favole. L'abbraccio di Deschamps a tutti i giocatori della Croazia a fine partita non è forma, è rispetto per la sconfitta dell'avversario, è fatto in un modo da leader, è fatto in un modo da far avvicinare i giovani al calcio, è fatto in un modo che a chi come noi ama il calcio rabbrividisce, accappona la pelle, gli piace vivere quel momento là. Quindi ritengo che sia stato un mondiale atipico per certi aspetti, è nuovo, innovativo per tanti altri. È il mondiale, ricordiamolo, dove ci sono state meno espulsioni e ammonizioni di tutta la storia dei mondiali. Quindi qualcosa in termini, come dire, di fair play e di correttezza in campo, secondo me, c'è stato in questi anni. Io penso che nel calcio manchi soprattutto il romanticismo di una volta, quello che c'era una volta, insomma, si andava allo stadio per divertirsi, per tifare per la propria squadra, non tifare contro l'avversario, perché insomma è un qualcosa veramente che mi lascia... Lello, tu all'inizio hai detto una cosa, hai ricordato gli applausi che il pubblico di Napoli tributò alla Juve infamosa, ma non dimentichiamo gli applausi che il pubblico di Napoli ha tributato al Milan che venne a rubarci uno scudetto, a conquistare uno scudetto meritatamente nell'88. Manca tutto questo oggi. Tutto questo manca oggi e tutto questo non fa altro che inasprire comportamenti. Beh, il mondiale ci ha dato un segno opposto a questo trend. Speriamo che il nostro campionato, insomma, si accodi a questo clima e probabilmente, leggendo anche un po' il nostro libro, sicuramente si riesca, come dire, a vivere il calcio per quello che è: tanta passione, tanta isteria, ma poi dopo pensare che è la cosa più importante tra le cose meno importanti della vita. E allora io ringrazio Darwin Pastorin al telefono con noi, ringrazio Vincenzo Imperatore, ricordo a voi che ci avete ascoltato. Grazie a voi. Ricordo, questo libro è interessante, compratelo, leggetelo, perché effettivamente è fatto veramente molto molto bene. Juve Napoli, romanzo popolare, Aliberti Editore, gli autori sono Darwin Pastorin, Vincenzo Imperatore, grazie a tutti e due. Grazie a voi. Ciao fratello. Ciao, chiudiamo il collegamento con Darwin Pastorin, salutiamo anche Vincenzo Imperatore che è ancora qui vicino a me. Oggi, ahimè, purtroppo è mancata la nostra diretta Facebook per dei problemi tecnici che cercheremo di risolvere al più presto. Lello, ci salutiamo in questo modo qua, se casomai, ma io non ci credo, non succede, si dice in napoletano, ma se succede... Mm-hmm. Domani, si dice che domani potrebbe esserci qualcosa, se succede, chiamami in diretta perché sarò a Piazza Trieste 30 a farmi il bagno in costume nella fontana. No, ma ti devi fare la fotografia e un video. Io ti sto dicendo, tu mi chiami in diretta e ti faccio il video. Okay. Questa è una promessa. Non succede, ma se succede, ho fatto questa promessa in diretta. Va benissimo, allora ringrazio ancora Vincenzo Imperatore, Darwin Pastorin al telefono per la presentazione di questo libro che ricordo, romanzo popolare, Juve Napoli, Aliberti Editore. Grazie a Daniele Romano che ci ha così fatto da regista nell'ultima parte della nostra trasmissione. Vi ricordo che lo speciale di Maro, di Amore Azzurro, ritorna domani mattina regolarmente alle ore 12, sempre su Radio Amore, sempre con me, con Lello Del Grin in conduzione. Ciao a tutti! I get no doubt.
Amore Azzurro, speciale Di Maro. Collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli. In collaborazione con calcionapoli1926.it. Amore Azzurro è stato offerto da Eurolix, Gruppo Tufano, Casoria, Napoli. Z Motors, z-motors.it. FD Noleggio, e sei in mani sicure. Centro Estetico Design Moda. Autonautica Epomeo, organizzato Renault Dacia. Carpe Diem Metro Pizza. City Trans, il tuo corriere espresso.